Alla scoperta della sindone. Storia e teologia della sindone di Torino. A cura di Don Mimmo Repice. Una produzione Radio Più Roma. La sindone rappresenta un uomo morto. E noi ogni domenica celebriamo la Pasqua del Signore. Facciamo memoria dei suoi gesti e delle sue parole. Tutto ciò ci permette di confessare la fede nella risurrezione di Cristo. In questo memoriale liturgico noi affermiamo di credere che la vicenda di Gesù possiede ancora oggi un valore e un significato grandi per la vita degli uomini e anche per l'intera storia dell'umanità. La celebrazione della Pasqua del Signore rende i cristiani contemporanei alla Pasqua di Cristo. E questo significa che c'è un senso anche oggi per ogni credente di quell'evento che viene celebrato nelle liturgie. La Pasqua di Cristo è ancora oggi salvezza, chiaramente se ad essa ogni discepolo del Signore aderisce con l'intera sua esistenza, con la volontà, con la forza, con tutta la vita. Nella liturgia in ogni cristiano penetra tutta la storia della salvezza, pienamente illuminata dal soffrire, dal morire e dal risorgere di Gesù, tutta la sua vita donata per la salvezza del mondo. Questo confessiamo e viviamo. Cristo è risorto dai morti e lo facciamo per dire ad ogni uomo e a tutta la creazione che l'amore è più forte della morte. Il racconto della passione di Gesù occupa la gran parte dei testi evangelici ed è una narrazione che ci imbarazza perché mette alla prova il nostro sguardo di fede su Gesù. Subiamo lo scandalo e la follia della croce mentre siamo messi dinanzi a quell'esito che sembra fallimentare della vita stessa di Gesù. Per questo l'assemblea liturgica del Venerdì Santo si scioglie nel silenzio. La forza di Gesù, la sua potenza, sembrano svanite. La luce che egli irradiava sul mondo e sui discepoli, come quella che videro sul monte Tabor, sembra oscurata. Nella passione Gesù è ridotto al silenzio e si lascia umiliare, non apre la sua bocca. Gesù è silenzioso e solo. Tutti i suoi seguaci, tutti i suoi simpatizzanti sono scomparsi. Ma c'è un enigma ancora più radicale. Che fine ha fatto Dio, il Padre, durante la passione di Cristo? La morte di croce è la morte del maledetto da Dio, perché così veniva giudicato dalla autorità religiosa, dalla legittima autorità religiosa di Israele. Gesù è morto come un impostore, appeso tra il cielo e la terra, come uno che è stato rifiutato da Dio e dagli uomini. Gesù però ha anticipato profeticamente la propria passione e la propria morte, spiegandola con un gesto che ha narrato ciò che è essenziale di tutta la sua vicenda, il gesto dell'ultima cena. Lì Gesù si è fatto pane spezzato, proprio come sarebbe stata la sua vita da lì a poco. Si è fatto vino versato nel calice, proprio come il suo sangue sarebbe stato sparso in quella morte violenta. Lo scandalo della croce ha tutta una sua durezza, ma il segno eucaristico è capace e sarà capace nuovamente, dopo la resurrezione, di radunare i discepoli intorno al Cristo risorto. Ricordate l'episodio dei discepoli di Emmaus? Ecco, la sindone ci mostra un uomo morto, questo è certo, un morto che è stato variamente colpito. Il rimando alla morte di Gesù poi è chiaro. Di fronte a quell'immagine di dolore ci si può sentire come guardati, ed essere guardati dal dolore non è mai un'esperienza serena. Di fronte alla morte ci si percepisce inadeguati, incapaci, immobilizzati, si è inermi di fronte alla sofferenza. E nel caso della sindone la sofferenza sembra essere stata senza limiti, a causa di una tortura efferata che suscita in noi un milione di domande, le più disparate e disperate. Di fronte all'immagine del morto presente sulla sindone, che è uno straordinario rimando al Gesù dei Vangeli, si rimane muti e silenziosi nella sconcertante consapevolezza di non sapere trovare risposte adatte. Ma poi, in fin dei conti, la morte non ha mai risposte, perché la morte è sempre ingiusta, sempre senza senso, semplicemente perché la morte non viene da Dio. Anche se guardando la sindone, come scrive Monsignor Giuseppe Ghiberti, ti viene quasi da benedire la morte che ha messo fine a quello strazio.
Chi assiste i malati terminali prova lo stesso sentimento, perché il male stanca chi lo sopporta e chi aiuta a sopportarlo. La morte di Gesù crocifisso è stato l'atto finale e supremo del suo continuo tendere a un'unione totale col Padre, ma anche con tutta l'umanità. È il vero ponte fra il cielo e la terra. E in questo modo Gesù, morendo, si unisce completamente all'umanità ferita. Ed era l'unico modo per poterla rialzare. Era necessario approdare all'altra riva per poter fissare i pali che avrebbero permesso di costruire il ponte, di dare sostegno alla scala verso il cielo, quella scala che Giacobbe, Israele, aveva misticamente contemplato agli albori della storia della salvezza. Il passaggio inevitabile per Gesù e per ogni uomo diventa però solo un momento, un attimo terribile, ma sempre e solo un attimo che dilata l'orizzonte verso gli abissi della luce infinita. Ed è per questo che il morto della sindone, così simile al Gesù dei Vangeli, ci spalanca le porte a una riflessione sulla vita eterna, l'unica riflessione essenziale da fare, e che spesso, troppo spesso, noi evitiamo.